Buongiorno, eccoci alla nostra quinta pillola scientificamente corretta in tema di coronavirus. Oggi volevo intrattenervi su un argomento molto d'attualità, quello delle fake news riguardante il coronavirus. Su questo argomento queste false notizie sono talmente tante e talmente fantasiose che il Ministero della Salute ha redatto una vera e propria lista delle fake news più frequenti che ho qui sott'occhio e che leggerò e commenterò insieme a voi. La stessa lista la potete trovare anche sul mio profilo Facebook. Incominciamo dalla prima. I farmaci antivirali prevengono l'infezione dal nuovo coronavirus. Non ci sono assolutamente evidenze cliniche su una loro azione preventiva in termini di Covid-19. La tachipirina cura l'infezione dal nuovo coronavirus. La tachipirina svolge un'azione antipiretica ed è quindi molto utile in caso di febbre alta, ma non cura l'infezione da coronavirus 19. Altra fake news: mangiare aglio può aiutare a prevenire l'infezione dal nuovo coronavirus. L'aglio è un alimento che ha proprietà antimicrobiche. Ma non ci sono assolutamente evidenze cliniche che abbiano un'azione preventiva nei confronti della Covid-19. Altra fake news. Bere tanta acqua lava il virus dalle vie aeree e lo spinge nello stomaco dove viene distrutto dall'acido. L'acqua non lava assolutamente via il virus e non serve assolutamente per prevenire il contagio. Mangiare tante arance e limoni previene il contagio perché la vitamina C ha azione protettiva nei confronti del nuovo coronavirus. Non ci sono assolutamente evidenze scientifiche che provino un'azione della vitamina C sul virus. Altra fake news: mangiare tante proteine aumenta l'efficacia del sistema immunitario. Anche qui non ci sono assolutamente evidenze cliniche che superare la normale dose giornaliera di proteine raccomandate, che vi ricordo è di circa 0,8 grammi pro chilo di peso corporeo se non si svolgono attività fisiche pesanti, fornisca benefici al sistema immunitario. Altra fake news: gli antibiotici prevengono un'infezione dal nuovo coronavirus. Come sappiamo, gli antibiotici non hanno nessun effetto sui virus e quindi neanche sul coronavirus 19. Questa fake news è proprio bella. Il coronavirus vola nell'aria fino a 5 metri. Non esistono assolutamente evidenze cliniche su tutto ciò. Bere acqua o bevande calde uccide il virus. Il virus è in grado di resistere e replicarsi alla temperatura corporea che è di circa 37 gradi, quindi acqua calda non serve assolutamente a niente. Il risciacquo regolare del naso con soluzione salina può aiutare a prevenire l'infezione dal nuovo coronavirus. Non ci sono assolutamente evidenze cliniche che provino che il risciacquo regolare del naso con soluzione salina protegga le persone dalla infezione del nuovo coronavirus. E quest'ultima fake news, che le lampade a raggi ultravioletti possono uccidere il nuovo coronavirus. Le lampade a raggi ultravioletti assolutamente non devono essere utilizzate per sterilizzare le mani o altre aree della pelle, poiché le radiazioni ultraviolette possono causare irritazione. Vi do appuntamento alla prossima pillola.